Eccomi tornata con un nuovo vlogmas. Principalmente non ho registrato tutti questi giorni perché le mie giornate sono state abbastanza monotone, devo dire. La colazione ormai la conoscete a memoria e poi mi sono diretta in palestra. Ultimamente ci vado soltanto quando sto giù di morale e questa cosa non va bene. Infatti, primo obiettivo del 2024, ritrovare la costanza in palestra. Appena uscita, prima di tornare a casa, sono passata in università da Fede a salutarlo perché non lo vedevo da un po'. Siamo stati per ben 40 minuti a parlare in macchina. Ma quando ho acceso la macchina per andare non via, non partiva, la batteria era completamente morta. Quindi ho chiamato mamma in mio soccorso che mi è venuta a riprendere. Mentre Fede è tornata a studiare, io e la ci siamo dirette a casa, ma prima abbiamo fatto anche una tappa al supermercato. Si erano fatte circa le 4 di pomeriggio e ho pranzato al volo con un'insalata, mio fratello invece ci è andato più pesante. Mi sono subito preparata per uscire perché alle 5 mi è passata a prendere una mia amica. Lei era la mia doppista di nuoto sincronizzato, con la quale fortunatamente non ho mai perso i rapporti. E mi ha accompagnata al cinema di Porte di Roma per vedere la prima di Doctor. Siamo state bloccate nel traffico per ben 1 ora e un quarto, infatti siamo arrivati tardi e abbiamo dovuto prendere i biglietti per lo spettacolo dopo. Prima che iniziasse però sono passati gli attori. Farci un saluto e augurarci una buona visione. Io mi ero follemente innamorata di questa serie durante la quarantena, me la vedevo sempre. E devo dire, mamma, non vedo l'ora di vedere gli altri episodi. Sono tornata a casa alle 10 di sera e i miei ovviamente avevano già cenato, quindi ho cenato io al volo da con sola. Mamma che mi faceva compagnia perché stava preparando le lasagne per il pranzo di Santo Stefano. So che è strano, ma nei prossimi giorni non avrà tempo e quindi si è anticipata. Daily vlog giovedì 21 dicembre. Mancano solo 3 giorni a Natale ed io non vedo l'ora. Abbiamo messo la sveglia alle 8 del mattino e ci siamo preparati insieme per andare all'università. Ieri infatti sono riuscita a prenotarmi i primi 2 esami. E chissà, vedremo come vanno perché non vedo l'ora di mettermi alla prova. Mi mancava studiare, lo ammetto. Arrivati all'università di Fede abbiamo preso un caffè prima di iniziare a studiare e siamo rimasti lì concentrati fino all'ora di pranzo. Mi sono portata un bel po' avanti con i moduli e verso mezzogiorno e mezza già c'era venuta fame, quindi siamo scesi giù a mangiare. E prima di ricominciare a studiare ci siamo messi fuori sulle panchine al sole. Abbiamo poi ripreso i nostri posti in aula studio e sono rimasta lì per un'altra oretta a studiare. Nel pomeriggio sono andata a prendere un tè con delle mie amiche, con le quali ogni volta che ci vediamo facciamo un punto della nostra vita. Tornata a casa ho sistemato tutto il casino che c'era sparso per la mia camera, ho rifatto il letto e ho messo tutto in ordine perché da lì a breve sarebbero arrivate le mie migliori amiche. Ovviamente nemmeno il tempo di entrare dentro casa, che io già ero con il mio pigiamino di paille e con la skincare fatta. Abbiamo cenato insieme e poi ci siamo preparate. Guardate che bello la mia Milla, pensate che ci conosciamo da 17 anni. Ormai la nostra non è più amicizia ma famiglia. Ci siamo perse in chiacchiere e siamo arrivati al compleanno di Giulietta con qualche minuto di ritardo. Lei era pazzesca, ragazzi. Come potete ben vedere, il tema della festa era Shine. E questo, ragazze, è stato il nostro ritorno in macchina. Raga, oggi è l'antivigilia, ho in mente 300 cose da fare, quindi vi porto con me nella mia giornata. Andiamo. Buongiorno. Con quante ore di sonno stai? La mattina presto infatti ci siamo subito messi in macchina con pochissime ore di sonno e dopo poco meno di un'oretta siamo arrivati all'allevamento. Per quanto io mi sia innamorata follemente di questo cucciolo, ci sto ancora pensando bene perché il cane è a tutti gli effetti un nuovo membro della famiglia. Io lo desidero da tantissimi anni ma i miei purtroppo ancora non sono d'accordo, quindi stiamo ponderando bene le decisioni. Abbiamo passato lì l'intera mattinata e poi di ritorno verso casa ci siamo fermati al lago dal paninaro dove andavamo sempre all'uscita di scuola e abbiamo fatto provare i panini ai nostri amici di Napoli. Vi giuro, è stato come fare un tuffo nel passato. I panini con la porchetta mangiati così arrangiati vista lago penso sia una delle cose che più mi ricorda gli anni del liceo. Una volta tornati a casa ci siamo subito vestiti per andare allo stadio, ma prima abbiamo fatto seconda tappa della giornata. Stiamo andando a finire i regali di Natale perché domani è la vigilia, a mezzanotte si scartano i regali e a me ancora me ne mancano molti. Ebbene sì, io e Fede di 23 dicembre ancora non avevamo finito i regali di Natale. Quindi abbiamo fatto tappa al centro commerciale e una volta avvicinati allo stadio ci siamo fermati a fare un aperitivo perché era ancora molto presto. E Federico mi metteva l'ansia perché avremmo fatto tardi. Una volta arrivate finalmente le 7 di sera siamo entrati allo stadio per andare a vedere la partita di Roma-Napoli. Prima di entrare però abbiamo cenato al buffet con qualche assaggino misto e qualche calice di vino. Non ero mai stata in tribuna d'onore quindi per me è stata un'emozione grandissima. Abbiamo persino visto i giocatori proprio a pochi metri entrare in campo. E Fede, che ve lo dico fare, ancora più emozionato. Nonostante vado allo stadio da quando sono piccola insieme ai miei genitori, ogni volta che salgo le scalette d'improvviso si apre questa vista con tutto il campo davanti, sembra quasi surreale, cioè si respira proprio un'atmosfera magica. E poi non nego che da quando mi sono messa insieme a Fede sono diventata ancora più fan della Roma perché ormai vedere le partite insieme è quasi un rito. Accanto a noi abbiamo trovato Ali, infatti abbiamo passato la serata con loro che sono stati carinissimi. Durante l'inno hanno fatto questa coreografia meravigliosa. Casa stanchi ma felicissimi per la vittoria della Roma. Prima di andare a dormire Fede mi ha preparato la camomilla perché sa che senza di quella io non vado a dormire. Ovviamente poi skincare e a nanna.